Buonasera. Posso augurarvi un bel ritrovati perché vedo molti visi che ci stanno seguendo già da tempo. Abbiamo festeggiato 50 anni di fondazione e tra parentesi il Papa ci ha ricevuti in Salone Nervi, dove ci ha fatto appunto i complimenti di continuare così. È stato un momento di grande emozione e noi vedremo di continuare. Queste serate così, questi incontri, chiamiamoli così, su vari temi. Ora quello di adesso è un tema molto attuale, perché specialmente ultimamente abbiamo visto che non troviamo una soluzione per un discorso energetico, o altrimenti siamo messi abbastanza male. Però non sono io un tecnico da poter dire qualcosa, ci seguiranno altre persone molto molto più preparate e cominciamo un po' velocemente perché purtroppo è già tardi, con la Del Monte Alessandra, che è il presidente del holding famiglia Feder Casalinghe. Poi pian pianino continuerò a chiamare le persone che potranno venire qui nel palco. Grazie, buongiorno. Allora, proviamo a spiegare qua la mia presenza, che sembra quanto anomala, perché molti si mettono a ridere e dicono ma le casalinghe, cosa... Ho conosciuto la prima persona che ha cominciato a interessarsi di comunità energetiche, che è una casalinga di Rimini, e che leggendo le bollette spaventose che abbiamo ricevuto un po' di tempo fa, ha detto che voleva passare dalla lamentazione all'azione. E questa è stata una cosa positiva per noi tutti, perché ha coinvolto soprattutto quel Vulcano che è la nostra Presidente nazionale, e che nel nome soprattutto del risparmio energetico e per combattere la povertà energetica in cui molte famiglie sono cadute, ma anche delle imprese piccole, medie, grandi, che hanno risentito di questo aumento esponenziale del costo dell'energia, si è buttata a capofitto nuovo tema che seguiamo. Allora, il nuovo tema ci ha messo a studiare tutte, si è circondata da giovani donne che avevano delle professionalità già affermate, che erano rimaste a casa nel lockdown, e abbiamo fatto un anno veramente intenso di studi e di lavoro. Ci siamo proposte all'assessore Benvenuti della Regione Liguria, che tra parentesi si scusa di non poter venire e mi fissa un appuntamento a breve, come punti focali di formazione e informazione per la cittadinanza, perché in questa regione ci sono circa l'87% di comuni che sono sotto i 5.000 abitanti, comuni che si stanno spopolando, a volte agevolati in questo esodo dal fatto che trovano poco lavoro, il lavoro che c'è è molto faticoso, ma soprattutto in questi ultimi tempi molto costoso, perché le energie rinnovabili potrebbero far uscire da questa situazione, e stanno combattendo molte donne in questo territorio per trattenere i giovani e per fare in modo che quello che ha una povertà energetica diventi un'economia diversa, che abbia il rispetto di quello che noi abbiamo sempre rispettato, cioè il territorio, le tradizioni, un turismo lento ed oggi anche la transizione ecologica e digitale. Noi siamo in linea, perché veramente abbiamo fatto, come dire, salti qualitativi e professionali notevoli. Anche perché molte donne ultimamente, e anche molti uomini, hanno perso il lavoro, sono dovuti rientrare in casa e si sono resi conto che se sciupano il territorio, se lo abbandonano soprattutto,
Se questo si desertifica, neanche i figli potranno rimanere, e questa è la cosa più grave che noi abbiamo notato in questo periodo. Avevamo già dei rischi notevoli perché i giovani abbandonavano questi territori, ma se continuiamo in questa strada e non riusciamo a, come dire, sgravarci di questa povertà energetica che ci sta affogando, finiremo sempre più desertificati e sempre più poveri, e non solo energeticamente, ma anche, come dire, economicamente. Le cose vanno di pari passo. Noi siamo molto, come dire, molto decisi a farle funzionare dal basso. Ci stiamo veramente professionalizzando a tanti livelli, aprendo la strada a giovani donne che hanno trovato nello stare a casa ma fare il lavoro che gli piace una nuova soluzione per il, non solo per il presente ma anche per il futuro. E vi dico che noi stiamo già facendo sorgere due grosse comunità energetiche a Roma. Oltretutto, studiando il tutto, io dico con un occhio, come dire, femminile, perché non bisogna guardare all'interesse, a quello che può rendere questa cosa economicamente e, come dire, un po' piratescamente per certi strati del nostro potere economico. Noi vogliamo che questa sia un'energia pulita, infatti abbiamo cominciato anche a fare delle cernite sui territori. Non vogliamo che venga sprecato il terreno fertile, non vogliamo che siano, come dire, sprecati parti di terreno che per noi potrebbero essere un futuro produttivo. Ma vogliamo, ad esempio, ultimamente abbiamo trovato una soluzione, una delle due soluzioni che ci sta facendo realizzare queste comunità a Roma. Una è antiche case abbandonate e l'altro è il riutilizzo di terreni dove c'erano discariche che ora sono state sanificate, ma perché per ovvie ragioni sappiamo che non si può costruire. Allora, no sottrarre il terreno, non sottrarre soprattutto i terreni fertili, ma portare una nuova, come dire, stabilità in chi ha avuto paura di doversene andare. La prima comunità funzionante è nata vicino a Napoli, anche grazie all'aiuto di Lega Ambiente e soprattutto di una struttura di suore che ha dato i propri tetti, che ha trovato dei finanziatori interessati a questa cosa, e da questo è nata uno sgravio energetico per 300 famiglie bisognose del territorio. Questa è anche un'emergenza sociale, io dico. E allora cogliamola con la novità nella novità, e la novità che le donne cominciano a interessare anche di queste cose. Con tutta la professionalità che possono avere, veramente un po', come dire, rivalutate nella loro determinazione e nei loro obiettivi. Io ora ringrazio il sindaco, che purtroppo non è ancora potuto venire perché ha un impegno concomitante e ci raggiungerà appena possibile, e ringrazio soprattutto chi ci ha scritto benvenuti per augurarci dei buoni lavori, la consigliera di parità regionale, che anche lei era impegnata in altre cose, e soprattutto mi viene di ringraziare due persone che forse non sono riuscite a raggiungerci, ma che sono due giovani donne che sono state nella passata legislazione, hanno seduto nel Consiglio, che è Jessica De Muro e Donatella Del Turco. Sono due donne che hanno presentato la prima mozione nel 2020, che è stata approvata in Consiglio Comunale con 31 voti su 31. Che era l'istituzione delle locali comunità energetiche. Due anni fa loro hanno pensato a proporre questa mozione e è stata approvata all'unanimità. Per cui io ora vi taccio, poi vi parlerò magari anche di che cos'è la nostra associazione, che apparentemente
può sembrare banale, ma che si sta interessando di argomenti sociali molto importanti come i caregiver familiari, naturali, riuscire a sgravarli da questa situazione dando loro la dignità di un lavoro retribuito e di una copertura sia assicurativa che INPS, e soprattutto la sicurezza nelle case. In questo ci ritorniamo sul discorso della sicurezza delle case, perché una delle cose che stiamo proponendo al governo è sgravare tutte le famiglie che vogliono sostituire il gas con le piastre. E questa è una cosa da non sottovalutare, perché nei grandi disastri che vediamo alla televisione, nel momento in cui il gas scoppia, la casa finisce di vivere e non riesce a recuperarsi. Allora, scusatemi, allora l'ho fatta un po' lunga, non volevo, ma sono sempre disponibile a spiegarvi un pochino qualche altro argomento sulle comunità energetiche. Credo che a questo punto sarebbe giusto passare la parola a Sporto. Allora, diamo la parola all'ingegner Cerechino, dico giusto, e perché l'assessore Casati purtroppo aveva già un altro impegno. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io sono l'energy manager del comune della Spezia. Il comune tra quelle che sono le linee del sindaco c'è ovviamente un'attenzione all'ambiente che continua, che era già iniziata negli anni scorsi, e uno degli obiettivi è anche quella di partecipare come comune della Spezia a una comunità energetica. In questi anni le comunità energetiche hanno avuto uno sviluppo che è nato da una direttiva europea del 2018 che è stata recepita in Italia da un decreto legislativo, il numero 199 del 2021, e recepita dalla legge regionale, legge regionale 13 del 2020, aggiornata a fine 2022. E diciamo che dal punto di vista normativo siamo tutti in attesa di questi decreti attuativi che dovrebbero darci gli strumenti poi operativi per mettere in pratica quelle che sono tutte queste, diciamo, buoni propositi partiti dall'Europa e che però in questo momento fanno ancora un po' fatica ad essere applicati, perché in mancanza dei decreti attuativi mancano anche le regole per un po' più pratiche, diciamo, per il GSE, però insomma a breve dovrebbero uscire. Naturalmente diciamo che le comunità energetiche, facciamo un po' un discorso in generale. Che cos'è una comunità energetica? È una forma associativa, diciamo, in cui partecipano sia enti pubblici, possono partecipare i privati, possono partecipare le associazioni che si mettono insieme per produrre e condividere l'autoconsumo di energia, perché la cosa principale, il concetto fondamentale che è alla base di una comunità energetica è l'autoconsumo. Quindi si dovrebbero mettere insieme delle unità che diciamo che producono attraverso impianti che non sono solo fotovoltaici, ci possono partecipare anche l'eolico, anche altre forme di produzione di energie rinnovabili, però il concetto fondamentale è che dovrebbero equilibrare il consumo non per accumularlo poi oppure metterlo in rete, ma per distribuirlo a tutti i partecipanti della comunità energetica. Diciamo che dal punto di vista normativo è uscita una delibera di ARERA alla fine del 2022 che ha
certamente ha ricompreso anche le comunità energetiche rinnovabili, ha riproposto i gruppi di autoconsumo che possono essere ad esempio il condominio che installa l'impianto fotovoltaico sul tetto e poi lo utilizza ripartito tra i vari alloggi. Una forma di autoconsumo a distanza in linea diretta, quindi un produttore, un consumatore finale, è una forma di autoconsumo che è interessante perché è allargata a tutti i possibili consumatori, che è un autoconsumo di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione, che è un po' la scelta che è stata fatta in Italia, quindi proprio quella di riutilizzare la rete di distribuzione. Quindi la comunità energetica si basa appunto su una forma associativa tra quelli che sono, che può essere un'associazione senza fine di lucro, una società cooperativa, un consorzio, che è regolato da uno statuto e da un regolamento, in cui le regole di ingaggio sono fondamentali, quindi stabilire come viene poi suddivisa l'energia prodotta. A breve usciranno, pare, dei finanziamenti PNRR, soprattutto incentrati sui comuni più piccoli, sui comuni sotto i 5.000 abitanti. Poi vedremo come si svilupperanno, perché poi i bandi PNRR sono meravigliosi quando partono, poi bisogna vedere nella pratica la complessità dell'attuazione del bando. Però diciamo sono in uscita anche queste forme di finanziamento, e dovrebbero essere anche in uscita anche delle forme di finanziamento dei PORFELTR, che sono probabilmente allargate non solo ai comuni più piccoli ma anche ai comuni più grandi. Le comunità energetiche sono davvero una buona risposta alla povertà energetica. Naturalmente vanno studiate, vanno realizzate da un gruppo di consumatori / produttori che abbia appunto l'obiettivo comune dell'utilizzo dell'autoconsumo. Dal punto di vista pratico devono essere tutti i consumatori che sono sotto la stessa cabina primaria. Attualmente, io parlo di quello che è la cosa attuale, poi vedremo i decreti attuativi cosa diranno. C'è una grande libertà per ora, cioè ognuno può scegliere poi il suo venditore di energia, non si è costretti ad andare da un unico venditore, e le forme di incentivo sembrerebbero poi pian piano voler rimpiazzare quelle che sono le forme di incentivo attuali del GSE per quello che è la produzione da un impianto fotovoltaico singolo. Quindi anche da questo punto di vista lo Stato sta cercando di portarci verso la formazione di queste comunità per poter equilibrare anche quelli che sono i carichi sulla rete. Questo è lo scopo finale dello Stato. Dunque, i benefici ovviamente li abbiamo detti, sono benefici economici, benefici sociali, ci sono naturalmente correlati dei costi che però poi alla fine vanno ad equilibrare quelli che sono i vantaggi. Quindi a breve aspettiamo questi decreti attuativi, noi ci stiamo già muovendo come Comune della Spezia. Abbiamo già ricevuto delle forme delle proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle comunità energetiche. Siamo in attesa dei decreti e di verificare come poterle realizzare nell'interesse del cittadino, perché noi questo facciamo, dobbiamo gestire quello che è il bene pubblico. Quindi attendiamo i nuovi decreti, attendiamo i nuovi bandi e poi faremo parte anche noi molto probabilmente di una nuova comunità energetica, e senz'altro questo è uno degli incontri a cui partecipiamo per promuovere la cultura dell'efficienza energetica in cui crediamo molto. L'assessore Casati vi saluta e vi ringrazia per questa occasione.
io vi ringrazio e se avete qualche domanda siamo qua. Come si stanno strutturando? Sì. Il comune di La Spezia, almeno il tavolo che si occuperà di questi dettagli tecnici. Allora, noi abbiamo ricevuto per ora due proposte di partenariato, ne dovrebbe arrivare un'altra. Quello che stiamo facendo è valutare queste proposte, valutare invece anche la possibilità di essere noi come diciamo, proponenti per fondatori di una comunità energetica. Per il momento il nostro intento è quello di farlo limitato a piccoli impianti, perché si comincia dal piccolo per poi vedere come si può sviluppare. Abbiamo già tre impianti che potrebbero essere destinati alla comunità energetica, perché c'è da dire che possono entrare a far parte al momento attuale, poi non so i decreti cosa diranno, possono entrare a far parte impianti che sono entrati in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 199 del 2021, e solo in piccola parte i vecchi impianti. Noi abbiamo 9 impianti fotovoltaici già installati e ce ne sono uno, quello di Piazza del Mercato, che stiamo terminando ora, e altri 2 che abbiamo finanziato, che potrebbero già far parte di questa comunità energetica nuova, diciamo. E l'idea sarebbe anche quella di coinvolgere ATC per i parcheggi nuovi, il raddoppio dei parcheggi in Piazza d'Armi e dal Palazzetto dello Sport, per poter installare lì 2 impianti fotovoltaici e metterli a servizio di questa comunità energetica. Questa è l'idea per il momento. C'era prima il signore. Io sono sì. Sebastiani, Italia Nostra. Volevo chiedere sì. A proposito di condomini. Cioè, se quindi, diciamo, una domanda, perché non sì. Cioè, se quindi se ogni singolo condominio, quindi comunità di persone, può attivarsi e costituire una comunità energetica, quindi utilizzare i tetti per sì, sì, sì. Assolutamente sì, è una delle forme previste già dalla delibera di ARERA, e io immagino che ed è questa prima forma, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, sono ad esempio appunto i condomini, e, sì, perché sono tutti sottesi ovviamente alla stessa cabina primaria, sono pod diversi. Adesso appunto magari non si dà una normativa, però sono già un ente giuridico, già un ente devono costituire un nuovo diciamo organismo, che potrebbe essere una di queste forme che dicevo, potrebbe anche essere una società senza scopo di lucro, un'organizzazione senza scopo di lucro, scusi. Perché comunque lo scambio è virtuale anche in quel caso, perché producono questa energia che viene poi ripartita virtualmente tra questi contatori che non sono fisicamente collegati all'impianto fotovoltaico, magari che hanno sul tetto, perché sono pod diversi, sono lì, sono impianti diversi, ma che poi insomma possono costituirla un'altra, devono comunque costituire un altro organismo, perché avrà un suo statuto e un suo regolamento. Almeno per quello che dice la normativa attuale, poi non lo so cosa dirà. Ma accedere anche a queste somme di finanziamento. Sì, dovrebbero poter partecipare. Poi vedremo come usciranno i bandi, perché ogni bando poi ha vita a sé, bisogna capire come saranno tarati poi. Ma c'è una limitazione in base alla numero di abitanti, cioè sentivo prima che parla. Allora è uscita nella delibera di ARERA, è uscita questa forma di. Che ora non trovo ovviamente. Quest'ultima forma di autoconsumo di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione che supera quel limite dei 30.000 abitanti che c'era fino alla fine dell'anno scorso, e che dovrebbe poi, per dire, anche il comune della Spezia potrebbe produrre in un sito e poi utilizzarla in un altro sito. Questa è la delibera di ARERA per ora, poi le dico i decreti, vediamo cosa diranno. Grazie. Avevo chiesto a Giorgio di Sacarolla,
Sì. Italia Nostra, anche io. La domanda, in parte, è la prima cosa, già stata risposta. Cioè, se ha pensato il Comune di fare una specie di censimento dei tetti e di tutte le superfici private, appunto, che potrebbero essere adibiti a all'installazione di pannelli fotovoltaici, o se si pensa di fare una cosa del genere, in modo tale da rendersi conto, per esempio, chi lo potrà fare, chi lo, quanto potrà essere prodotto in futuro. Ecco, se c'è un progetto. Dunque, noi abbiamo censito quelli che sono i nostri tetti disponibili, diciamo, che abbiamo, che renderemo disponibili per queste attività, perché poi chiaramente dipende dallo stato del tetto, da tante cose. E sui privati attualmente non abbiamo previsto di fare un censimento. Non so poi cosa... lo scopo sarebbe quello di rendere edotti i cittadini. Io penso che ogni cittadino, diciamo, ogni gruppo poi farà le sue valutazioni. Noi cerchiamo di diffondere quella che è la cultura dell'efficientamento energetico, facciamo questi convegni, questi incontri per... Scusa, faccio un intervento a sostegno, perché il Comune di Genova ha cominciato una mappatura dei tetti disponibili o delle zone disponibili costruite però per questo uso eventuale, aspettando i decreti e anche le altre. E per ora è allo studio. Il tema è un po' complesso, che l'accennava prima assessore o no? Funzionario Cereghino, che intanto molte sono proprietà private, non è semplice, perché c'è la manutenzione, entrato, devi poter accedere al tetto e tutto il resto. Altri sono in cattivo stato e non è facile poi mettere su cattivo stato questa situazione. Quindi ci sarà questo catasto delle possibilità, e vedremo, è tutto in costruzione, diciamo, però effettivamente non so, i parcheggi, queste cose, eccetera. Perché ci sono delle valutazioni tecniche da fare a monte che sono ci sono delle valutazioni tecniche da fare a monte, perché faccio un esempio: noi abbiamo un tetto in particolare di pubblico che per interventi successivi negli anni di coibentazione e quant'altro ha subito un appesantimento tale che in questo momento non ci permette di installare il fotovoltaico. Quindi dovremo fare poi un intervento di alleggerimento in qualche modo per poi poterci installare il fotovoltaico. Quindi andare a entrare in quello che è lo stato delle proprietà private e dire sì, a occhio io posso dire la metterei su tutte queste superfici, però poi bisogna guardare dal punto di vista anche strutturale se è fattibile. C'è ancora una domanda. Sì. Cosa vuol dire che tutti quelli che fanno parte di una stessa comunità energetica devono far capo a una cabina primaria? Allora, tutte le utenze che poi scambiano virtualmente, diciamo, nella comunità, che faranno parte di questa comunità energetica, devono essere sottesa alla stessa cabina primaria. Perché? Vuol dire che ha la stessa cabina di alta tensione, perché è una regola che è prevista attualmente per legge. Prima erano le cabine secondarie, poi è stata fatta una modifica, ora sono la cabina primaria. A Spezia quante cabine primarie? Ci sono tre cabine primarie a Spezia. Sì. Perché bisogna capire. Almeno dalle informazioni che mi ha dato Enel, poi. Sì. E sono divise in zone, c'è anche su internet comunque una mappatura delle cabine primarie. La trova sul sito di distribuzione. Era difficile il reperimento fino a poco tempo sì. fa, anche solo l'informazione. Ora noi abbiamo fatto un accordo con Enea che ci sta monitorando tutte le cabine primarie, io parlo di tutta la Liguria, per riuscire ad avere una visione completa di questo, e solo in Enea lo può fare con le loro possibilità di avere piattaforme da mettere in rete facilmente accessibili. Sì, poi bisogna vedere dove sono i confini delle cabine. Questa è la regola attualmente, io parlo di non so
Per ora non sembrerebbe cambiare dei decreti attuativi. Scusi se faccio una domanda che è un po' difficile. Se so rispondere, è un po' difficile in generale. Ma adesso ci stiamo buttando tutti chiaramente sul fotovoltaico, acqua, mare, eccetera, eccetera. Sì? Tutto quello che si muove, vento, tutto quello che si muove che può produrre energia. Benissimo. Però adesso soprattutto sul fotovoltaico che stiamo producendo questi pannelli, abbiamo uno studio, c'è un qualcosa che prevede nel futuro lo smaltimento? Perché non vorremmo cadere nella stessa situazione della plastica. Abbiamo inventato la plastica, plastica dappertutto, ci sono le isole negli oceani di plastica e non sappiamo come fare a smaltirla. Anzi, è diventato un problema perché questa poi entra nel ciclo della natura per cui mangiamo plastica. Quindi volevo capire se c'era già qualcosa di condimenti in acqua. Io su questo non le so dire, mi spiace. Noi abbiamo commissionato degli studi, delle ricerche, delle fondazioni a carattere nazionale, anche perché si è scoperto tra tutti quelli che devono trattare questi argomenti che i pannelli fotovoltaici che erano stati fatti, specie quelli cinesi, sono già in smaltimento, per cui diventeranno un problema. Ma la cosa interessante è che se lavoriamo con coscienza e con eticità si dovrà fare veramente questo discorso così preventivo attualmente e non solo per sapere come si smaltiranno, come anche un po' anche il problema dello smaltimento delle batterie delle auto elettriche, esatto. Cioè è un tema. Se il fatto che purtroppo la produzione dei rifiuti è un problema enorme. Comunque sarà inserito nella normativa RAE, cioè del recupero delle apparecchiature elettroniche, perché ci sono materiali tra l'altro anche di qualità che sarebbe illogico buttare via. Tenete conto che la tecnologia sta andando avanti, adesso per esempio i collettori fotovoltaici. C'è la perexite o un nome simile, c'è un altro materiale molto più, come dire, che riesce a sottrarre energia dal sole. Quindi avremo materiali sempre nuovi, probabilmente, perché la vita media di un impianto fotovoltaico solare, per esempio, è intorno ai 20 anni. Quindi interesserà, nella mia età non mi interesserà fra 20 anni, lo guarderò dal cielo, ma diciamo, i giovani avranno questa necessità. È una domanda molto intelligente, perché effettivamente è un po' come facciamo adesso con i frigoriferi quando te li portano a casa, che il venditore è obbligato a prendere il frigorifero usato e a trattarlo nei rifiuti speciali. Bene. Dovrà entrare. Siccome il tempo. Grazie. Ringraziamo l'ingegnere Cerini che ci ha. Grazie. Vorrei dare la parola. No, ora. Sì, dai la parola a lui. Precisa che è un nostro amico di Genova che è venuto a darci supporto anche poi. Lo presentavo dopo. Si era capito che è dell'MCL di Genova. Dall'accento. E anche architetto. Vorrei dare la parola al professor Danti. Grazie. Io passo subito la parola a Casaretto, nel senso che, no, nel senso, buonasera, nel senso che l'ingegnere Cerechino va a portare il saluto a nome della signora Casati, altro che saluto. Nel senso che ha determinato una modifica dell'andamento della riunione e va bene così, anzi è molto bene, però a questo punto andiamo avanti su quella linea, perché forse un'impostazione più culturale, qual è l'unica che io posso cercare di dare, o quella prevalente perlomeno, viene dopo. A questo punto andiamo avanti facendo parlare i relatori che erano già previsti. E quindi direi che qui c'è Casaretto, forse è meglio che parli lui subito. Anticipiamo qual è il tema, perché in realtà. No, il tema nel senso che questo è un tema complesso, formato da tanti, una scatola piena di dati. Allora faccio così. Il movimento cristiano, poi c'è Feder Casaletto. Il movimento cristiano lavoratori è una sigla che ha tre parole. Movimento,
cristiano, lavoratore. E se voi vedete il manifesto, ha anche tre colori. Combinazione, perché è il verde della bandiera italiana, non è che sia il verde ecologico, però combinazione è il verde anche dell'ecologia in qualche modo, è il verde di cui parliamo per una parte oggi. La parola movimento vuol dire, siamo sempre cristiani, ecco, poi il movimento cristiano Valdori ci mette l'ispirazione cristiana, Feder Casalinghe ci mette il buon senso delle casalinghe, intanto salutiamo il sindaco. Però lo faremo parlare dopo perché dovrà per un po' inserirsi nel giro. Ah, ok. Penso io. Sì, assolutamente. Scusate, buonasera. Ciao. Dicevo, il movimento indica un punto di partenza ma anche una direzione. Cioè, si deve andare verso una direzione. Dal punto di vista cristiano questa direzione è rappresentata da un'espressione che proprio 60 anni fa, in questi giorni, era inserita in un'enciclica, quella di San Giovanni XXIII, La Pacem in Terris, molto attuale, ma l'espressione è segni dei tempi. Il movimento indica che bisogna tenersi ai segni dei tempi e non fermarsi, naturalmente portando dietro tutto il bagaglio delle proprie tradizioni, delle proprie esperienze, tutto quello che si deve fare, ma andando avanti. Cristiano dice, ma cosa c'entrano i cristiani con le comunità energetiche? Beh, le casalinghe c'entrano perché gestiscono la diffusione pratica dell'energia e il suo consumo, è molto importante. Il movimento di salvatore, io fatemi parlare da giornalista, è stato scritto, va bene, ma anche da insegnante di lettere. Spiegavo in una lezione che facevo proprio l'altro giorno, in questo caso all'Università degli Anziani, che la prima comunità energetica è descritta nel primo testo della letteratura italiana e il primo testo della storia della letteratura italiana si chiama Laudes Creaturarum ed è stato scritto, anzi dettato, da San Francesco d'Assisi, perché frate sole, fratello sole, frate vento, sorella acqua, e l'indicazione che queste realtà danno sostentamento, non danno solo sostentamento alimentare, quello poi dice che è la terra, i frutti, eccetera, eccetera, no? Il sostentamento iniziale è il sostentamento della vita. E l'energia ha a che fare con la vita, c'è poco da fare, la disponibilità dell'energia. Quindi il fatto stesso che queste indicazioni di San Francesco, che non a caso sempre, che in questo caso San Giovanni Paolo II proclamò patrono dell'ecologia, o meglio degli operatori, non degli uomini, perché i patroni non sono delle cose, i patroni sono degli uomini, è il patrono delle attività legate all'ambiente e quant'altro, San Francesco indicava la visione unitaria del creato, che comprende le cose animate, inanimate, naturalmente al centro l'uomo, ma l'uomo ha bisogno di essere in comunità e questa comunità deve utilizzare nel modo migliore tutto quello che c'è. La terza parola è lavoratori. Ora, qui doveva parlare oggi l'ingegnere Sgherri, presidente dei TS a Spezia, che è l'Istituto Tecnico Superiore, adesso ha cambiato nome, ma insomma è quella, sappiamo cos'è, purtroppo non ha potuto essere qui per una concomitanza. E lui doveva parlare in particolare di un aspetto che fino adesso non è stato citato, ma che dobbiamo citare, il lavoro. Perché sì che gli ultimi dati statistici dicono che andiamo Italia, andiamo abbastanza bene come lavoro, comunque insomma meno peggio di come si poteva sembrare, i dati sono questi. Però noi siamo in presenza di una trasformazione comunque del mondo del lavoro. Ci sono mestieri che stanno più o meno rapidamente scomparendo e che scompariranno, che piaccia o che non piaccia, magari bisognerà mantenere delle nicchie, io credo che sarebbe bene così, come l'artigianato, eccetera. Però nell'artigianato, anche l'artigianato cambia, diventa servizi sempre di più, e si formano nuovi lavori, si aprono nuovi lavori. Non c'è dubbio che tutto quello di cui stiamo parlando, dalla preparazione dei pannelli, all'installazione, alla manutenzione, allo smaltimento, richiederanno tecnici specializzati, personale specializzato che in passato non c'era. Qui bisogna prepararsi un po'
tutti bisogna prepararsi, perché c'è poco da fare. È che il movimento che sta dai lavoratori non può ignorare questo aspetto, anzi per lui è fondamentale. È nato, come erano nate le api prima, intendiamoci bene, ma è nato per sottolineare la necessità che la promozione umana passi in primo luogo attraverso il lavoro. E questo è tutto. Ora, certo, siamo all'inizio di un periodo molto impegnativo, lo diceva bene l'ingegner Cereghino. I decreti attuativi li aspettiamo. Io ho letto, cioè, domenica scorsa, proprio domenica, sul Corriere della Sera, è uscita la notizia, bisogna vedere quanto poi confermata, che il ministro Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente, della transizione ecologica, come si chiama, ha mandato a Bruxelles almeno un primo decreto. Ha mandato a Bruxelles un primo decreto di cui si aspetta la conferma. E infatti dice comunità energetiche e PNRR, poi tre scaglioni per gli incentivi, si conferma, fra l'altro, che ci saranno contributi fino al 40% per i piccoli comuni, con tutto il rispetto dei grandi naturalmente, ma d'altra parte il 40%, ma bisogna anche valorizzare tutto il territorio, in Liguria è enorme da questo punto di vista, che c'è, e la spinta alle rinnovabili. Ecco, quindi non c'è dubbio che questo PNRR, ne avevo parlato proprio qui, no? Vi ricordate come Movimento Cristiano Lavoratori qualche mese fa? E questa è una ripresa dell'argomento, perché vuol dire, è la parola movimento in questo caso, è il guardare il nuovo che avanza, anche se l'espressione è un po' abituale, è un po' stantia, ecco, è guardare comunque i segni dei tempi, che forse è meglio. E fra i segni dei tempi c'è lo strumento del PNRR, e c'è la necessità di fare di questo strumento un elemento propositivo per la convivenza civile, per la convivenza umana, per la società. Allora, lo scopo della riunione nostra oggi è questo, lo dico anche al sindaco che ci è arrivato, e lo ringrazio a nome di tutti naturalmente di aver trovato, avuto come era venuto l'altra volta, quindi grazie tanto. E vorremmo anche sentire da lui appunto quale può essere il contributo. Lui è anche presidente della provincia, però qui è non solo come sindaco, anche, anzi, presidente della provincia, il 40% dei piccoli comuni lo riguarda in un'altra veste. Ecco, questo tema che non va ideologizzato, secondo me. Sapete che, come sempre, ci sono le discussioni. Siamo in un paese dove ormai, poi con internet e tutto, siamo tutti allenatori di calcio, della nazionale, dello Spezia, non ne parliamo, diciamo le formazioni tutte due. Anche un nuovo stadio. Quindi voglio dire, e quindi si capisce che anche sui cambiamenti climatici c'è discussione. E c'è chi dice, ma guardate che ci sono sempre stati i cambiamenti climatici, non è che sono inventati, sì, è inventati la tecnologia. Il che è vero. L'obiezione, la risposta, poi il dialogo, dice, vabbè sì, però è evidente che una cosa era il cambiamento climatico in un mondo abitato da 500 miliardi di persone, un'altra cosa è il cambiamento climatico anche uguale, ma in un mondo dove ci sono 9 miliardi di persone, molte delle quali addensate sulle coste o in luoghi che l'andamento solo del mare potrebbe modificare non solo come paesaggio, quello sarebbe poco alla fin fine, ma come possibilità di vita, come possibilità di attività. Anche qui noi siamo molto attenti a questo, se le coste liguri spariscono, o meglio, se il mare avanza è pericoloso, è pericoloso. E quindi è giusto pensare a questo, non ideologizzare la cosa, però farne un elemento propositivo di convivenza, di comunità. È bella la parola comunità che voi avete scelto, e non solo voi, come punto di riferimento dell'energia, perché non è una strumentalità. La comunità vuol dire essere più uomini, o donne, più umani, essere più umani, rappresentando la capacità di cogliere adeguatamente i segni dei tempi e di fare nuove occasioni di lavoro, nuove occasioni di vita e quant'altro. Allora, questo è il senso dell'incontro di oggi. L'ingegner Cereghino, avete una funzionaria straordinaria, ha già detto quasi tutto prima che tu arrivassi, sindaco. Ma insomma, comunque ha dato appunto un input che subito sono state fatte anche diverse domande. Adesso cerchiamo di ricapitolare il senso, per quanto ci riguarda, il senso culturale, il senso prospettico e anche politico naturalmente non nel senso minimale del termine, politico nel senso alto, ecco, di una prospettiva che sempre di più diventerà attuale. Guardate, io ringrazio Scotto da questo punto di vista e chi ha preparato l'incontro di oggi, perché siamo fra i primi a aver fatto una cosa del genere. Non voglio dire i primi perché sempre, no, forse anche c'erano degli altri, ma non è che si deve avere il fiore all'occhiello di essere i primi,
Ma il fatto di essere fra i primi è, vuol dire che il movimento è movimento, cioè che il movimento regge e vuole andare avanti. Allora bisogna darci anche degli appuntamenti, ripeto, poi Sgherri un'altra volta verrà a parlare del lavoro, eccetera, più specificamente, e di come anche Spezia si deve attrezzare a formare nuove professionalità, perché questa è una cosa fondamentale. È una cosa fondamentale. Allora, in attesa dei decreti e del fatto che, e sperando che, ha ragione la Cereghino, poi a volte la burocrazia o quant'altro rischia di bloccare tutto, anche ci sono dei sassolini invisibili che poi bloccano le cose, specialmente da Bruxelles o da dove saranno, non so. E allora bisogna riuscire a rimboccarsi le maniche, ma le maniche si rimboccano quando sono le spalle, le braccia sotto, quando c'è la testa, soprattutto quando c'è la persona. E da questo punto di vista bisogna cercare di andare avanti. Quindi delle indicazioni. Oggi, oltre agli aspetti tecnici, qui ci sono state invitate anche le associazioni ambientaliste proprio anche per questo, nel senso che hanno un'esperienza, un ruolo e una capacità non da poco. Ma non dobbiamo risolvere tutto oggi. Noi dobbiamo dare delle indicazioni. Dandoci, se magari, Scott, è vero, Giorgio, l'appuntamento, non dico il mese prossimo, ma guarda il cielo, ma di qui a 6 mesi, per fare il punto della situazione. E per vedere come, con la collaborazione della Federica Casalinghe, che da questo punto di vista è preziosa, e adesso sono loro le promotrici in qualche modo, si è andati avanti e si va avanti, per cercare di arricchire un percorso che comunque è inevitabile e che deve essere fatto con il buon senso, appunto, senza ideologizzare niente, ma rimboccandosi molto le mani. Quindi io darei la parola al sindaco a questo punto. Grazie. Prima di lasciare, chiedo la cortesia del sindaco per dire due cose che sono poi utili a ragionare, che mi ha fatto venire in mente col tuo intervento. Il sole è la sorgente della vita, non solo perché come dire, teologicamente Fra Francesco è anche, come dire, dal punto di vista sacro, ha detto beato il sole, però è la condizione per cui noi viviamo e per cui la terra è. Come dire, ha presenti questi corpi che sono fatti da corpo e da spirito. Lo spirito viaggerà verso Dio e ha una logica diversa. Il corpo è sulla terra. Tenete conto, e vi dico due cose rapidissime, così lascio il sindaco che tra l'altro probabilmente ha degli impegni anche. Provate a informarvi, se si spegnesse il sole, la sopravvivenza sulla terra è di un'ora, perché nel giro di un'ora passa a 100 gradi sotto zero. Pensate cos'è importante questa fusione nucleare che abbiamo a una distanza regolare dalla Terra, e il Sole, tutto l'universo, rispetto alla Terra ha 27 costanti, delle quali solo una che si muove rende invalido tutto il sistema. Per quello che non troviamo un altro pianeta che abbia le condizioni della Terra. È per quello che per noi cristiani cattolici possiamo capire che è il creato questo, perché è una condizione non casuale. Di tutto l'universo enorme che oggi scandagliamo, eccetera, così l'unico situazione tra sole, condizioni, velocità, eccetera, è possibile quella forma di vita che noi conosciamo e dove forse Dio ha messo la sua immagine e somiglianza di spirito e di corpo. Termino dicendo una cosa che dico sempre ai ragazzi ed è divertente, ma nello stesso tempo ci fa capire come dobbiamo andare come comunità. La Terra gira su se stessa. Questa rotazione, lo sapete a che velocità va? A 1670 km all'ora all'equatore, andando più su un po' meno perché è più corto. Noi, chi vive all'equatore, noi siamo a metà strada, a 45 gradi, siamo intorno ai 1400 km orari. In questo momento la Terra ci gira a 1400 km orari, ma non siamo fermi, non è che gira su se stessa sul tavolo, fa un giro intorno al Sole. Il suo giro intorno al Sole va a 30 km al secondo, cioè a 107.000 km orari. Quindi ci muoviamo su noi stessi a 1670 km orari e tutto il sistema che stiamo muovendo a questa velocità sta andando intorno al Sole a 107.000 km orari.
E adesso finisco perché per il sole non è fermo, perché va a gira nella galassia. E quindi questi due oggetti che girano così, però intanto il sole sta andando in giro nella galassia. Il sole sta andando in giro alla galassia a 885.000 km all'ora. Quindi noi siamo, e termino veramente, grazie Sindaco di avermi lasciato la parola, dentro un'astronave con il sole che ci illumina, ma se non siamo capaci a capire che siamo dentro questa astronave chiusa e che dobbiamo cautelarla ed è il sole la nostra sorgente, non forse abbiamo bisogno di ragionare su questo, che se no ci sembra di essere fermi qui a fare, a coltivare magari le fave, le basane, come si dice in Genova, anche voi dite basane, le fave per aspettare aprile che ci sia, o marzo che ci sia il salame e il formaggio fresco, sì, queste fave sono interessanti però. Scusa, sì. Prego, prendo la parola. Intanto grazie alle BCL per l'invito e per il tema posto, un tema molto importante che io 9 mesi fa ho messo nel mio programma e nel mio mandato, proprio perché è fondamentale affrontare questo tema. Affrontare questo tema significa garantire la libertà, l'indipendenza economica di famiglie, delle persone e anche però prendere atto di come siamo arrivati alla situazione che abbiamo vissuto in questi mesi che stiamo vivendo. Cioè il mito del superuomo, dell'uomo postumano, l'ipertecnologia, la potenza dell'uomo, della tecnologia contro la natura, e poi succedono delle cose quando si perde il senso della politica, si perde il senso della vita. La politica ha senso se è finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone, non a sottometterle a tecnologie. No, siamo arrivati agli assurdi di avere le fabbriche senza persone, siamo arrivati agli assurdi che la finanza conta più del lavoro, della produzione, e quindi con degli squilibri incredibili. Ecco, tutto questo poi accompagnato all'ipertecnologia ci ha portato a una situazione che dal punto di vista climatico l'inquinamento è stato devastante per certi fattori, non solo quello di produzione di tumori, ma anche quello che di fatto ci ha posto in una situazione critica di fronte a che cosa? A nuovi fenomeni come quelli dei terremoti, no, tutte le teorie che ci sono su cerchi di terremoti, agli eventi climatici, le alluvioni, i disastri, ma non solo, il cambiamento delle temperature. Cioè, ad esempio, noi abbiamo visto nel 2011 cosa succede se un mare è troppo caldo, che fenomeni possono scatenarsi, e gli effetti non sono in mare, poi avvengono sulla terra, avvengono dove noi abbiamo costruito, dove noi non abbiamo rispettato l'equilibrio con la natura, con disastri inenarrabili. Poi il delirio dell'impotenza, e faccio un'estrema sintesi, il delirio dell'impotenza degli uomini ci ha portato l'anno scorso a una situazione folle, una guerra in corso, post pandemia, una situazione post pandemica per tutti, che ancora non è finita, ancorché l'abbiamo silenziata, mancanza di materie prime, proprio per la speculazione in corso sulle materie prime, il fatto di avere portato in borsa qualunque tipo di derivato legato anche alle materie prime, e un'inflazione a doppia cifra come da 40 anni non avevamo. Questo mix di situazione ha portato a affrontare le dipendenze che noi abbiamo conosciuto quest'anno, dipendenze energetiche per quanto riguarda il gas dalla Russia, e tante altre scelte politiche sbagliate che poi giustamente chi riesce a richiamare ogni tanto le persone, la classe dirigente della Terra, alla realtà, all'equilibrio umano, come ad esempio ha fatto Papa Francesco con Fratelli Tutti, richiamando chiaramente, come diceva Egidio, San Francesco, ci pone di fronte dei problemi che non vanno elusi, cioè dei problemi che sono esistenziali. Ecco perché è fondamentale parlare di comunità energetiche, perché ognuno di noi lasciato a noi stessi non è in grado di affrontare tali temi. Allora noi dobbiamo creare delle condizioni dove, sfruttando la tecnologia, la finalizziamo però la produzione di energia alla vita, alla qualità della vita, alla garanzia che l'energia c'è per garantire la vita, una vita di un certo livello come abbiamo conosciuto,
a tutti noi, compresi i servizi pubblici, perché poi no, vedete un ospedale senza energia elettrica o con un blackout per una speculazione come è successo anni fa porta a dei drammi e porta a non capire più dove stiamo andando e che senso ha la politica, che senso ha la decisione e della vita. E si rischia di trascurare la vita delle persone. Ormai c'è un'indifferenza su tutto. La cosa più grave che sta succedendo in Ucraina, oltre al bombardamento continuo, la guerra, porta a delle morti dirette purtroppo del popolo ucraino, bambini, anziani, di tutto, da tragedie umane, ma porta anche alla morte in quei paesi dove, ad esempio, il grano ucraino veniva ceduto. In Africa, in certi paesi non c'è più il grano, non c'è più la farina, non c'è più da mangiare, oppure hanno dei prezzi incredibili. Noi l'abbiamo visto, cioè, i prezzi sono raddoppiati praticamente su quasi tutti i beni, ma perché succede? No? Poi ci poniamo delle domande, non sappiamo mai cosa succede. Ecco, il nostro compito è cominciare a essere indipendenti dal punto di vista energetico. Si fa come? Con progetti dove riusciamo a mettere in rete, e l'avete sentito sicuramente da Gia Celeghino, in rete gli impianti e poi cedere questa energia. È fondamentale proprio per garantire la libertà delle persone, garantire i servizi e garantire una libertà che rischiamo, se no, veramente di far, diciamo, interrompere un progresso che ci ha visto protagonisti negli ultimi 50 anni. Mi riferisco in particolar modo al fatto che è inutile che noi abbiamo gli ingegneri più bravi al mondo per costruire, faccio un accordo, ad esempio, un mega yacht e poi ci mancano le materie prime per realizzarlo davvero. Quindi c'è un tema complessivo che va affrontato, perché il cambiamento che stiamo vivendo è un cambiamento epocale, che va accompagnato, vanno accompagnate le persone, le nuove professionalità, però vanno accompagnate anche con diritti che noi pensavamo superati e che invece sono stati dimenticati o sono stati veramente tagliati in modo non umano. Ecco, bisogna ricominciare a ragionare a 360 gradi, sia sul mercato del lavoro, sia sul mercato dell'energia, sia sulle politiche industriali e anche, io penso, sulle politiche religiose, perché c'è ancora tanto da fare, insomma, lo vedete tutti i giorni quello che succede nel mondo. Voi guardate, e faccio l'esempio che vado a chiudere, terremoto, Turchia e Siria, cosa è successo in Siria? In Siria gli aiuti non sono arrivati. Noi abbiamo aiutato la Turchia appena la NATO, in Siria la gente è morta di freddo, di fame, sta morendo nel silenzio assoluto. Ecco, siccome non vorrei che poi un domani toccasse a noi, noi dobbiamo cercare di impegnarci a 360 gradi proprio per garantire il futuro alle nuove generazioni, ma che poi vuol dire garantirlo a noi stessi. Quindi come comune, provincia, noi abbiamo, chiaramente stiamo lavorando ancora nelle fasi progettuali o pre-progettuali, perché è un tema complicato, perché poi i burocrati veramente rendono ogni cosa difficile, ma abbiamo già fatto degli incontri con i grandi gruppi industriali italiani, offrendo ai comuni più piccoli la possibilità intanto di capire come realizzare una comunità energetica, i percorsi da fare, e non solo, continueremo, ad esempio Enel ci ha chiesto un incontro, lo organizziamo con tutti i sindaci, l'abbiamo già fatto con Ile, lo faremo anche con altre strutture, rendendoci disponibili ad aiutare proprio quelle realtà che sono più in difficoltà, come i comuni più piccoli, che sono già sofferenti, perché con le varie riforme ormai chi abita a distante dai capoluoghi di provincia ha una qualità della vita inferiore, perché ha meno servizi, i tagli continui, le scuole, il taglio delle scuole, il taglio degli ospedali, il taglio dei servizi, cioè sta diventando veramente preoccupante la situazione, perché rischiamo veramente di abbandonare territori importantissimi, vallate importantissime, colline, montagne importantissime, che poi ci faranno pagare il prezzo, perché come sapete la natura non fa sconti, se la abbandoni poi a valle arriva sempre tutto. Quindi da parte nostra una disponibilità totale per chiaramente affrontare questi temi, sia per le istituzioni locali chiaramente, ma anche per associazioni e movimenti, per creare quella cultura tra le persone che fa capire che tante volte un sacrificio per realizzare un impianto fotovoltaico, ad esempio, o per al posto di utilizzare certi tipi di energia, quantomeno prodotte in un certo modalità, ma fare delle scelte diverse, porta in futuro a un miglioramento
della qualità della vita, a un risparmio e veramente a trovare quell'equilibrio tra l'uomo, la natura, che ci deve sempre guidare, perché non dobbiamo perdere mai di vista che noi siamo su questa terra in un viaggio temporaneo a tempo determinato e che non possiamo far finta che non ci sia un domani, perché ci sarà domani. Grazie. Bene, allora andiamo avanti, grazie, con i relatori, e è previsto che parli Francesco Garibotti del Movimento Cristiano Lavoratori Pezzino, consigliere comune di Carodano, che ha un'esperienza in campo fotovoltaico, sì, e quindi ci racconta un'esperienza sulla base anche di un'altra più vasta esperienza. L'esperienza personale. Ovviamente. Era il 1997 quando mio padre gli viene in mente di mettere i pannelli solari per l'acqua calda. Io ero un po' titubante perché dove abitiamo noi, il comune di Carodano, Matarana Alta, l'inverno gela tutto e c'è un problema. L'abbiamo messo nel mese di maggio alle ore 15 del pomeriggio. 15, io sono andato dal lavoro alle 6 di sera. Mi sono fatto la doccia, c'era l'acqua fortissima, siamo rimasti un po', detto no, non può durare. È dal 1997. Da allora noi questo impianto non l'abbiamo più toccato e continua a funzionare benissimo, non ci ha dato nessun problema, non è gelato, niente. Nel 2011, no 10, faccio il tetto della casa, tanto ci mettiamo sotto l'isotec per risparmiare calore, tutte queste cose qua, e mi viene in mente di metterci i pannelli solari per l'energia elettrica. Non se ne trovavano in giro, ho trovato una ditta di Cuneo che mi ha fatto questi impianti e devo dire che per adesso io, avendo preso anche un contributo per i pannelli solari della Bacalda, la regione di Cuneo mi ha pagato allora 3 milioni, che erano stati una bella cosa. E per l'energia elettrica mi sono fatto molto presso una volta che ho un prestito, non c'è nessun problema perché a pagare tutta l'energia elettrica, a pagare e pagare tutto, mi rimane anche qualcosa. Quindi, e faccio un bene alla natura. Oltretutto sono un apicoltore, quindi è bene che la natura sia ben conservata. Tutto. Poi sono anche consigliere del comune di Carodano, dove lì sono attivato col sindaco, con l'ingegnere Levrato, che è vice sindaco. E ci siamo andati in quella regione, abbiamo un po' girato, li abbiamo messi, prima di tutto li abbiamo messi sul tetto del comune, abbiamo messo questi pannelli sul tetto del comune, funziona. Poi sulla scuola elementare ci abbiamo messo anche una tipo una ventola che funziona anche quella, va benissimo. E poi ultimamente li abbiamo messi sulla nuova casa, l'ex casa cantoniera che abbiamo preso come comune per l'attività degli anziani, attività sociale, medico, tutte quelle cose. E devo dire che funziona tutto, no? Io sono rimasto contentissimo, veramente. Bisogna fare il monumento. Io sono della valle biologica, quindi facciamo parte della valle biologica, quindi mi piace essere. Siete sempre avanti nei tempi. Bisogna fare così, se no non sì. E dietro di me poi sono venute altre persone. Sì, tanti. La Terrancia è piena, il ristorante, ad esempio, c'è i pannelli solari e la prima colonnina per dare l'energia elettrica alle macchine, alle due macchine. Sul parcheggio quando vedrai, l'hai già visto. Non volevo dire altro. È stata un'esperienza positivissima. Grazie anche per la... Allora, una cosa volevo dire. Io con l'ingegnere Sgherri avevo parlato e mi aveva accennato appunto che non avrebbe potuto partecipare. Però gli ho accennato una cosa e mi ha detto parlane perché è importante. Allora, Regione Liguria, Alfa, tutte queste persone che sono addette alla formazione finalmente hanno capito di spostare un attimo la formazione su queste nuove qualifiche che bisogna avere a breve termine. E io l'ho intercettato, non so se è riuscito a venire, non me l'aveva detto che cercava in ogni modo di venire. C'è un'associazione che ha accolto questa cosa dietro un bando regionale, corso di qualifica gratuito Green Energy Manager,
esperto di efficientamento energetico, tecnologie rinnovabili e bonus energetici. Partirà a breve. Il responsabile, che si chiama un nome, come dire, improponibile, no? Ora non lo ricordo, ma scusate, vabbè, ve lo dirò, ve lo farò vedere. È un nome Blinker, si deve, un nome così, vabbè. È un nome, dico, abbastanza. Ha lavorato e sta lavorando, il 7 di aprile scadrà, cercheremo di fare ancora un po' più di pubblicità, perché riuscire a mettere dei ragazzi sotto i 35, disoccupati, e dargli questa opportunità di diventare un tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili con una formazione di 600 ore, che non è poco, di cui 300 in azienda, per 10 persone divise in due sezioni, una a Sarzana e una a Genova. Questa è veramente una cosa positiva che apre, come dire, la possibilità di inventarci nuove professioni in linea con i tempi, e i giovani devono poterlo fare anche nella nostra regione, perché esistono dei corsi simili fuori, costano, e invece farlo gratuitamente nella nostra regione vuol dire che abbiamo un settore formazione in Regione Liguria che attenta a queste cose. Questo mi fa piacere, perché non è proprio così banale mettere su un corso del genere, sì, è notevole, e ci sarà anche un piccolo rimborso per i ragazzi, poco, però ci sarà. Per cui è completo. Io domani cercherò di rifare una puntata sul giornale su questo, perché è una cosa che ci interessa. E anche Sgherri ha detto che anche nel loro ITS dovranno prevedere dei corsi. Cogliendo l'occasione che si sta pensando a questo, delle qualifiche particolari per i giovani del nostro territorio. Bisogna guardare avanti, bisogna guardare avanti per loro, perché sono il nostro futuro, io dico. E questa è una cosa che mi fa molto piacere. E volevo dire un'altra cosa, poi lasciamo la parola a Cortellezza, amico Cortellezzi. Il ministro, quando l'altro giorno parlava sul decreto per le comunità energetiche, che dovrebbe essere questione, diciamo, di ore, se non è già uscito non lo sappiamo, annunciava che in autunno ci sarà una campagna ministeriale di educazione al consumo energetico, cioè quello che noi stiamo già facendo nel territorio, cercare di far capire anche, come dire, alle fasce meno informate della comunità che questa è veramente un'occasione da non perdere. Sarà il Ministero stesso che lo estenderà a chi con un bando, magari in modo molto regolare, lo vorrà portare avanti. Volevo chiedere scusa a nome di Francesco Maria Ginocchio di Italia Nostra, che ha avuto purtroppo una chiamata da casa per un incidente che è successo in casa, e che si scusa ma è dovuto andare via. Cortellezzi, se vuoi venire. Al posto di Sarti, sì. Buonasera. Cioè, mi presento, sono Giovanni Cortellezzi, di Lega Ambiente, e sostituisco Stefano Sarti, che non ha potuto intervenire. Tanto, volevo fare qualche precisazione. La mancanza dei decreti attuativi sull'ultima legge che regolamenta le comunità energetiche non è che blocca tutto, perché prima dell'ultima legge c'era la precedente, quindi cambiano un attimino i riferimenti di contesto, però la sostanza è sempre quella, nel senso che si possono fare comunità energetiche, si possono fare gruppi di autoconsumo. Cambia il potenziale, nel senso che nell'articolo 42 bis del decreto mille proroghe del 2019, quindi quel tipo di decreto limitava, che è tuttora valido, perché fino a che non arrivano i decreti attuativi della nuova normativa è valido quello precedente. Quindi sostanzialmente limita il perimetro di possibilità di aggregazione
del gruppo di autoconsumo, no? Alla cabina secondaria, e quindi sostanzialmente siamo su un numero che va dai 50, 60, 70 utenze, no? Mentre la nuova normativa, che fa riferimento alla cabina primaria, espande di tantissimo, no, questo potenziale, perché lo porta a diverse decine di migliaia di utenze. Infatti, cioè, su Spezia è servita da 3 cabine primarie, 90.000 utenze. Ecco, le cabine primarie, queste 3 cabine primarie, non servono soltanto a Spezia, perché questa è un'altra particolarità di contesto che va presa in considerazione, che il perimetro di fattibilità della comunità energetica o del gruppo di autoconsumo non è sul perimetro amministrativo, è sul perimetro della distribuzione. Quindi, paradossalmente, il mio dirimpettaio di casa potrebbe essere sotto un'altra cabina primaria, anche se abitiamo nella stessa città. E questo è un altro, diciamo, una cosa da sapere, da tenere in considerazione, che il perimetro amministrato dalla pubblica amministrazione non corrisponde al perimetro della distribuzione. Quindi, cioè, noi facciamo riferimento a una divisione del territorio che va completamente distaccata dai perimetri amministrati dai singoli comuni. Quindi, cioè, siamo, diciamo, in un altro ordine di organizzazione del territorio. Un'altra cosa, tanto per mettere un pochettino, ricompattare quelle informazioni che sono state un po' vaghe, no, nell'esposizione precedente, il decreto mille proroghe, no, quello del 2020, dice anche che sono finiti il conto energia. Quindi i nuovi impianti, il conto energia non ce l'hanno più, perché possono usufruire di questa doppia possibilità di aggregazione, gruppo di autoconsumo o comunità energetica, e non ci sono più gli incentivi, i conti energia, ma decadono anche quelli precedenti. Quindi, se ho un impianto fatto prima del 2020, il conto energia mi finisce con l'entrata in vigore della 199 dell'ultima normativa, ciccio, non ce l'ho più. Quindi, anche questo, no? E tra l'altro un altro aspetto sempre tecnico nella normativa prevede di poter entrare nella comunità energetica con impianti vecchi fino a un massimo del 30% del totale della comunità in quanto tale. Quindi io posso avere un impianto da 100 kW, ne posso migrare il 30%, cioè altri 30, no? E di vecchi impianti. Quindi, cioè, sono tutti aspetti che andrebbero in qualche modo comunque illustrati. Un altro aspetto rilevantissimo, no? È che la legge 199, la normativa, no, ma anche la precedente, stabilisce un diritto al cliente finale, non al comune, all'associazione, eccetera. È il cliente finale che acquisisce un diritto di costituirsi in gruppo di autoconsumo o in comunità energetica. Quindi siamo tutti uguali, basta che abbiamo un contatore. Quindi, a livello di comunità energetica o di gruppo autoconsumo, quello che definisce, diciamo, il soggetto elementare, il soggetto, diciamo, il soggetto, ecco, è il cliente finale. Quindi, se io ho un'associazione, Lega Ambiente, Circolo di Lerici, non ho un'utenza, non posso far parte di nessuna comunità energetica, semplicemente. Quindi, ecco. Quindi anche questo qui è una particolarità. Quindi, cioè, in sostanza, ora la comunità energetica e il gruppo di autoconsumo lo si può fare, cioè nessuno lo vieta. Abbiamo delle limitazioni, che sono la cabina secondaria,
e la quantità di produzione che deve essere sotto, mi sembra, i 200 kW. 200 kW vuol dire fai 3 kW e mezzo a persona, quindi una quarantina, circa, più o meno. Che non è mica poco. Cioè, alla fine della fiera, voglio dire, mettere insieme 40 persone, 40 utenze per fare una comunità energetica, non è mica poco. Ecco. L'altro aspetto che non è tanto ben compreso è l'aspetto remunerativo. Cioè, e questa è un po' l'anima, no? Nuovi modelli di gestione dell'energia, no? Quindi c'è un incentivo a costituire gruppi di autoconsumo in una forma o nell'altra, no? E quindi lo Stato incentiva questa formazione, spinge verso questa costituzione con un incentivo economico, sostanzialmente. E l'incentivo, il ministro ha detto che ne vuole 15.000 euro. Ecco, poi andiamo a vedere qual è il senso dell'autoconsumo. Comunque, l'aspetto economico, che è un incentivo a costituire comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, si basa solo ed esclusivamente sull'autoconsumo. Quindi, se io ho una produzione e questa produzione non la consumo, l'incentivo non ce l'ho, banalmente. Quindi, e questo porta a un problema di progettazione delle comunità energetiche o anche dei gruppi di autoconsumo. Perché? Perché io ho una produzione di energia che è discontinua, è legata al fatto che ci sia il sole. No? Nel caso di, se siamo nella produzione da solare, oppure che ci sia il vento. Se... Quindi sono legato, a una discontinuità, no? Nella produzione. Quindi io, quando progetto il mio gruppo di autoconsumo o la mia comunità energetica, devo progettare attentamente la curva di prelievo, altrimenti non posso accedere agli incentivi. Se esco al mattino alle 7 e torno alla sera alle 9, tutta la parte, di produzione la userà il frigorifero, oppure la posso usare se comincio a programmare i miei elettrodomestici nell'utilizzare, nel far andare la lavatrice, la lavastoviglie, eccetera, eccetera, magari anche il robot che mi fa che pulisce la stanza, però allora cosa devo fare? Devo andare a configurare la mia comunità energetica, no? Con delle utenze che mi consumano di giorno, oppure farne l'accumulo. Quindi c'è tutta un ambito, no? Progettuale che crea, no? Intanto crea delle criticità, no? E comunque crea dei bisogni che vanno in qualche modo soddisfatti. Quindi c'è bisogno di competenze. Soprattutto, no? Un altro aspetto che non è irrilevante è il sistema di gestione. La proposta di comunità energetiche è agevolata ovviamente da tutta una serie, oltre che dalla normativa, anche da piattaforme informatiche per agevolare questa costituzione di questi gruppi. Il gestore nazionale, il GSE, predispone, che è quello che poi regola questo tipo di cose, no? Ha predisposto, perché già funziona, una piattaforma dove io mi vado a iscrivere, no? E quindi ho, fra l'altro, a disposizione tutti i miei consumi orari e ho anche a disposizione questa informazione di qual è la cabina primaria o secondaria di riferimento della mia utenza.
e quindi cioè, ho le informazioni per poter costituire la cosa. L'altro elemento, diciamo, un po' critico è come viene normato all'interno della comunità energetica o del gruppo di autoconsumo tutte queste cose qua. Cioè, nel senso che il gestore gli dice, fa una valutazione oraria su l'energia prodotta o l'energia consumata e dice ok, prendo un valore minimo, tu hai, c'è tutto un calcolo, ma è banale, è un calcolo quasi del salumiere, no? Ecco, e ti tira fuori che hai, diciamo, ti viene riconosciuto un certo incentivo. Viene riconosciuto al rappresentante, diciamo, della comunità, no? Certo. Il quale poi dopo a sua volta gli arriva l'assegno, no? Lo deve ridistribuire all'interno della comunità in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi anche questa parte di gestione diventa un elemento che ha necessariamente bisogno di competenze. Certo. Ecco. Quindi, in soldoni, fare una comunità energetica vuol dire intanto mettere d'accordo delle persone, clienti finali, no? Quindi queste persone devono ragionare su come comporre questa cosa in base e quindi fare un'analisi e uno studio proprio del tipo di consumo che ha, no? E fare un'altra valutazione. Se io produco energia elettrica e consumo il gas per scaldare l'acqua calda, non risparmio un bel niente. Infatti, quindi l'altro pensiero che mi viene quando faccio questo ragionamento è dire, vabbè, se l'energia elettrica non mi costa nulla perché me la produco io, anzi mi danno anche dei soldini per produrla, cambio, cerco di spostare le mie utenze su un vettore energetico che è quello del gas e lo sposto su un'utenza elettrica per cambiare le varie, per poter usare quello che produco. A questo punto si inserisce un altro elemento, devo avvicendare tutta una serie di apparecchiature e quindi anche qua il gruppo può pensare per esempio di mettersi d'accordo con un istituto di credito, fare diciamo una eccetera 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 eccetera. Ecco, quando i problemi dei vari gruppi cominciano a essere consistenti eccetera, i gruppi si organizzano in grupponi, no? Si fanno riferimento alle associazioni, sollecitano gli enti locali, la pubblica amministrazione, che a questo punto si acquisisce un ruolo, ma acquisisce un ruolo di promotore e acquisisce un ruolo di facilitatore. Quindi è la piccola comunità che comincia a intravedere quali sono i problemi per poter gestire e quindi acquisisce consapevolezza di un determinato aspetto che finora non aveva considerato. Tornava a casa, accendeva la luce, spegneva la luce, pagava la bolletta, anzi non la pagava neanche, cioè la pagava ma non lo sapeva perché aveva dato l'accredito automatico alla banca e quindi non sapeva nulla di tutta questa cosa qui, non sapeva se aumentava, se diminuiva eccetera eccetera, perché gli arrivava un mese dopo, non sapeva neanche cosa aveva fatto, no? Allora comincia a chiedersi un sacco di cose, no? E quindi a intervenire sulla propria esistenza, sull'impatto che ha questa, diciamo, questa nuova cosa e fra l'altro sostenuta anche economicamente da una spesa fiscale a carico dello Stato, cioè i bonus, no? Ecco. E attraverso un'incentivazione diretta, no? Sulle varie cose e incomincia a stimolare nel sociale tutta una serie di attenzioni che prima non avevano. Allora, se io mi consumo la mia insalata, sto attento quando vado a innaffiare, eccetera, 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 eccetera. È vero che magari ne posso coltivare una, non ne ho 20 di insalate, come magari vado al supermercato, però mangio la mia, non mi costa nulla, o comunque mi costa quel poco. Ecco, quindi, e questo qui era per mettere qualche puntino per... vediamo, possiamo, sì, se ho 2 minuti ancora... Come si fanno queste benedette comunità energetiche? Intanto le comunità energetiche ci sono sempre state, cioè ci sono sempre state, sono un centinaio d'anni che ci sono, no? Noi abbiamo tutto l'arco alpino che è costellato di comunità energetiche, no? Da Morvegno a... Morvegno perché...
ecco, lo Stelvio, eccetera. Cioè sono 100 anni che ci sono. Cos'è che è cambiato? È cambiato che la normativa attuale, reperita dalla direttiva europea, no? Inserisce lo Stato e la rete nazionale, o la rete diciamo quasi internazionale, perché poi se qui così, quando qui abbiamo il giorno, dall'altra parte della Terra c'è la notte e viceversa. Ci siamo, no? C'è il sole che gira, no? Quindi se io ho una distribuzione globale, cosa che ci stanno pensando, non è che sto dicendo delle fantasie. Due cosine velocissime, le motivazioni, perché poi diciamo c'è questo aspetto qua che una volta capito il meccanismo, no? Diciamo per sostenere l'adozione di questo tipo di cose va motivato, no? Certo. Quindi la motivazione è perché oggi si parla di comunità energetica. La motivazione principale, diciamo che è la motivazione, è un problema ambientale. Il riscaldamento è globale, eccetera, eccetera. Abbiamo una curva di aumento della CO2 enorme, finito. Però c'è anche un problema sociale. E questo che non viene considerato, ecco. Questo qui è la rappresentazione dei rischi globali dal World Economic Forum del 2023, l'ultimo. Qua in alto, nel quadro che è più probabile e che ha un impatto maggiore, no? C'è l'approvvigionamento energetico, è quello più in alto, e l'altro è il costo della vita. Quindi i rischi globali, i rischi che poi destabilizzano una società, no? Ecco. Ora sono questi qua, e questa qui è la proiezione su 2 anni, no? C'è un problema geopolitico, ecco. E c'è un rischio a breve termine, no? Che questi qui sono i motivi, nel senso che c'è urgenza di fare questo tipo di cose. Ci fermiamo qua, ci sarà un'altra. No, aspettate un attimo. C'è ancora la dai, vieni, carino, va bene, fate qua, non fate dappertutto. Si parte assolutamente non dalle amministrazioni, ma si parte assolutamente dalla volontà delle persone. Come ha detto l'ultimo relatore di Legambiente, sono le persone che devono convincere che si mettono insieme, perché è un'idea democratica, si parte dal basso. L'amministrazione ci può essere, se è intelligente e se è sensibile capisce che questa è un'opportunità. Lo è soprattutto per i comuni piccoli. Nasce soprattutto per questi, perché il legislatore inizialmente ha pensato al limite della cabina media? Perché ogni paese ha una cabina sola, ogni comunità. Perché gli incentivi li danno solo alle comunità piccole e a quelle fondate? Perché vanno aiutati, sono i territori che vanno aiutati. Come diceva Alessandra, c'è una desertificazione dei suoli, ma c'è lo spopolamento dei suoli. Creare energia in un territorio, quando le macchine saranno elettriche, forse si può continuare a vivere a Matarana, come a Pieve di Zignago, come a Maisana, se ci saranno le colonnine per la ricarica elettrica per quegli abitanti lì, saranno lì anche se, perché non costerà niente andare a lavorare da un'altra parte, abiteranno lì, perché l'energia sarà comunque sempre un costo. Cosa vuol dire fare una comunità energetica? Vuol dire mettere a sistema. Le persone autodeterminano che cosa ne fanno dell'incentivo. L'incentivo non è una cosa effimera, perché finisce dopo 20 anni. Perché fallace la proposta dei grandi imprenditori che hanno fatto la Spezia, qualcuno Irem, perché l'ho sentita io l'altro giorno, perché dicono l'impianto facciamo tutto noi, comuni voi non dovete pagare niente, l'impianto è nostro, ve lo diamo in concessione alla comunità energetica per 20 anni, dopo 20 anni
quando finisce l'incentivo praticamente quella comunità energetica non c'è più, perché glielo ripaga la comunità energetica. Naturalmente abbiamo fatto l'incentivo, abbiamo fatto l'investimento, quindi l'incentivo lo prendono in prevalenza loro, non ti lasciano di risorse. Dopo 20 anni, quando scade l'incentivo, la comunità energetica, non facciamo carta su, non c'è più, perché loro naturalmente è finito quel, non c'è più soldi da dargli e quindi lo destinano come vogliono, ed è una fregatura questa. Invece la comunità energetica in un territorio lo vive, costruisce il proprio futuro, autodetermina, con gli incentivi deve aumentare, deve crescere, costituirsi degli accumuli, delle batterie di accumulo per diventare sempre più importante nel risparmio delle persone, perché il sistema è quello, il consumo di giorno per quelli che vanno a lavorare, quando va e non c'è l'industria, lo consumano di giorno, e quindi se non esiste l'accumulo siamo fregati. Il progetto di comunità energetica nazionale, quello pilota, il sito del Ministero dell'Ambiente parla nello schema tanti produttori più possibili, non uno che lo fa per tutti, mettiamola dove è possibile, lì si è comunità. Chi ce l'ha gli impianti che si fanno sui tetti di tante persone? Essere tanti produttori liberi dalla schiavitù energetica, se in un territorio, in un piccolo paese sono 50 impianti che servono per tutti, no? E lo mettono tutti quelli che hanno un tetto, e quindi quelle, con le risorse, non si fa tutti, qualcuno non ha le risorse, subito inizialmente è solo consumatore, ma l'obiettivo quando hai le risorse, gli incentivi che vengono dati a un referente, la comunità nomina un proprio referente, è vero che si può fare da su, si può fare quando ci sono, perché la compili la domanda di approvazione presso la struttura del GSE, ma quando hai il progetto approvato, il progetto degli impianti, quando è determinato tutto, fare questa cosa, deve crescere, imparare col bisogno, la domanda quant'è? Lui dice, già partendo dalle persone, quante sono le persone che aderiscono e quanto consumano, perché portano la politica, quant'è il consumo hanno? Poi tecnicamente si perfeziona dopo, ma all'ingrosso dimensiona il sistema, se abbiamo una domanda per 100 kg al consumatore dobbiamo fare un impianto da 100 kg che soddisfi quel bisogno di quei 100 kW di contatori installati. E quindi il meccanismo è tutto qua, però è in essere, però è, perché è importante, non dico perché il ruolo delle associazioni, quello che facciamo noi, perché andiamo sui territori a provare a coinvolgere le persone, a entusiasmarle su questa cosa, perché se non la costruiscono con questa dimensione, è una delle tante cose all'italiano. E oggi purtroppo siamo aggrediti, perché dice, infatti verrà che è venuta Irene, verrà anche Anna e tutti gli altri, diamo a tutti l'opportunità, ma la domanda è sempre quella, io ne ho già incontrati tanti per sapere qual è la loro proposta, e dicono è questa qua, noi facciamo l'impianto, prendiamo, nessuno deve pensare a niente, no, la comunità, e quindi perché si decide a prendere che c'è uno, se è la comunità che deve autodeterminare chi fa gli impianti, come li fanno, dove mettono i soldi, se te la costruisci dall'inizio con un accordo che ha fatto l'amministrazione, con un player energetico che viene a fare l'impianto per tutti, è una cosa diversa, è una cosa assolutamente diversa. Quindi bisogna fare, il nostro lavoro deve essere per costruire, per dare contributi, perché lo statuto, modello che non c'è, si plasma attraverso il confronto delle nostre idee e diventi in quello lì, anche se la legge non prevede uno statuto modello. Dice per le piccole comunità deve essere così, per i piccoli comuni deve essere così, che una parte delle risorse, che non può essere meno del 10% dell'incentivo minimo, deve essere riservato per un fondo che riserva A, B, C e D, là è per pagare assolutamente le bollette a quelli che sono andati a staccare il contatore, perché la povertà energetica è quella lì, e quindi un fondo è riservato, se non c'è nessuno meglio, B, C, D, mettiamo in ordine altre cose dove si destinano questi fondi, e una parte di queste devono essere destinati per naturalmente implementare e sviluppare. Se in un paese dove non abbiamo, quando non ci sarà più l'incentivo fra 20 anni, se avremo un po' di risorse almeno per e avremo un po' di impianti, se costruiamo qualcosa che ci, come le colonnine di ricarica, diventiamo soggetto, facendo una serie di colonnine diventi un soggetto, perché le colonnine pretendono un contatore, un pod che metti in testa la comunità in genere di tutti, quindi che comunque continua a vivere, perché deve continuare a vivere, che se no si disertificano. Io ringrazio tantissimo Marino Piasello, perché sa da che parte bisogna stare in questa lotta, che deve essere vicino al cittadino, e più si informa la cittadinanza, più si formano anche i formatori. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie a tutti, scusandoci che abbiamo fatto 5 minuti, 4 minuti dopo, e l'appuntamento è...
penso fra qualche mese, quando avremo più notizie. Ringrazio tutti, buona serata a tutti.